questa è l'acciaieria più pulita del mondo. Ha detto ai lavoratori questa è la fabbrica più pulita del mondo nonostante i picchi di benzene. Sì, se noi andiamo in Cina a misurare il benzene, altro che picchi troviamo lì. È uno dei grossi problemi su cui stiamo intervenendo. Una frase che scuote la platea è Taranto, quella pronunciata da Tabarelli, uno dei tre commissari di Acciaierie d'Italia, in amministrazione straordinaria, pronunciata durante l'ormai tradizionale precetto pasquale in fabbrica. La situazione è difficile, ci sono dei paradossi, abbiamo investito quasi 2 miliardi in ambientalizzazione, ma l'impianto funziona non perfettamente. Siamo senza soldi, senza cassa, anche se adesso ce li stanno mettendo. La prima maniera per generare cassa è vendere prodotto che ieri abbiamo incontrato degli acciaieri italiani che ci anticipano i soldi. Il collega 40 invece ha letto il discorso del ministro Urso dopo l'incontro di lunedì scorso, non soddisfacente secondo i sindacati. Il governo è profondamente impegnato sulla vostra vicenda, consapevole di quanto Taranto sia vitale per l'Italia, e il nostro obiettivo è fare dell'area industriale dell'ex Ilva un punto di riferimento per la produzione di un acciaio d'avanguardia in grado di minimizzare le emissioni attraverso l'adozione di tecnologie pulite. Non venga mai più ipotecato il vostro futuro, questo è il messaggio dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, rivolto ai lavoratori. Sarebbe stato più semplice farlo in concattedrale, ha detto, ma io credo che la Chiesa debba venire qui, sotto un capannone. Eccellenza, che messaggio manderà questa platea così delicata di lavoratori tarantini? Continuare ad avere speranza, speranza nel futuro, speranza in una città sempre più attenta ai problemi delle persone.